Desica la pregò, andò a casa, no, cioè, mi ha fatto questa cosa, ma questo non è manca comico, questa è una vecchia, è la nonna di questo prete che si innamora di questa prostituta, che era Sofia Loren, era una, faceva di alto bordo, il famoso film che Sofia Loren fa, o spoglia a Baciuto, è Mastroianni, lei le tira la calza che si sfila, lui la venne a pregare, cioè, non c'è, mi ha fatto proprio una cortesia personale, ma mi ha fatto tu sta nonna, ti voglio bene, e lei la fece. Buonasera signora. Non la conosco. E adesso mi conosce? Non la conosco, e neanche mia nipote la conosce. Umberto, vai a letto. Buonanotte signorina. Domani faccio alzare un muro qui. Per fortuna che mio nipote domani se ne va. Nonna, io non parto se tu non domandi scusa alla signorina. Piuttosto la morte. Signorina, scusi. Prego, prego. Lasci stare in pace questa creatura. Non è mica uno di quelli che frequentano casa sua. Questa è la creatura santa. A casa mia ci viene solo gente seria, importante. Questo che sta suonando, sa chi è? È il figlio del cavaliere del lavoro Rusconi. Bella cosa. A casa mia ci vengono anche dei deputati, sa? Buoni quelli sono buoni. E anche Tommasi, quello delle paste alimentari. E vedo che lei la mangia la pasta, Tommasi. E non la mangerò più. E domani mando una carta fra gli inquilini. Tutti la filmeranno. Così lei andrà via da questo palazzo. Siamo stanchi di questo andirivieni. Lei da scandalo. Ieri ne ho contati 4 di uomini, 4. Ma che mi ci vuoi mettere il coprifuoco, il tassametro, 3 sì e 4 no? I miei clienti, tutta gente educata, sa? Che cammini in punta di piedi. Lei andrà in vergogna del corpo, glielo dico io. Si vergogni, io la denunzio. Nonna, basta, sei una vecchia pazza. Vecchia pazza, hai sentito, Vincenzo? Umberto, ritira la parola. Ritira la parola. Dica. Devo parlarle. Un minuto. Solo un minuto. Ah. Devo parlarle. Non ricevo a quest'ora. Signore. Entri. È finita. È finita. Che cosa c'è, signora? È finita. È finita. Non pianga, signora. Lei mi ha arruinato. Ha arruinato la mia famiglia. Se lei non piange, signora, si mette tutto a posto. Ma non pianga, signora. È un ragazzo d'oro, rispettoso, ubbidiente, e ha perso la testa. Si calmi, vedrà che rimediamo. E non c'è più niente da fare, si è messo la brillantina dei capelli, si è tolto la satana e mi butto in piazza Navona, in piazza Navona. Signora, si calmi, no, signora. Piazza Navona. Signora. No, signora. Rusconi, oh. Rusconi, si calmi. Il signor Rusconi. Ma lo sanno che Umberto era uno che studiava sempre, leggeva anche la notte, lo sanno che poteva diventare papa. Ma lo diventerà, lo diventerà. E fu l'ultimo film che fece Dina. E poi non la chiamò più perché... Lei non ce la faceva più. No, ma perché poi la memoria cominciò... È proprio in quel film che papà proprio l'accompagnò proprio papà. Mio padre quel mese, e che passava, perché la mattina nell'albergo doveva cercare di farla preparare presto, perché la macchina della produzione passava presto. Offri un fernello, signora, le farà bene. O vuole qualcos'altro? Una cosa dolce? C'ho strega, chiumel, anisetta, c'ho di tutto, sa? Non vuole più tornare in seminario, si rende conto? Ma glielo facciamo tornare, ci penso io. Dici che lei è una santa e io una strega. Puoi andare, Rusconi, è passata, la nonnetta sta meglio. Aspettami di là, telefona intanto se vuoi. Dai, dai, caro. Ho disturbato? No. Il signore è buono, è Emiliano. Ho dei parenti, le mie. Mi fa piacere. Sì, questa mattina ci sono vicino a Titanus, vicino al Lombardi, il grande Lombardi. Diceva, no, c'è da scasso vai. Ci sono vicino alla mattina, in mai faccio. Ma lo sai che una notte, lui dall'albergo si chiamava Albergo, me lo ricordo come se fosse adesso. Noi stavamo in villeggiatura con mamma, l'altro mio fratello a Fiumicino, un'altra zia.
E il papà stette quel mese a Roma vicino alla zia ad assistere durante le riprese dell'episodio di Roma sul terrazzino là di Piazza Navona. Una sera l'intavo a Bergominetto, papà si avette a mettere a fatto l'idraulico perché si era rotto il cesso, e allora praticamente alla zia dava fastidio questo rumore. Mario, Mario, quello può dormire nella stessa stanza. Mario, va a prendere un po' questo cesso alla dinta, che io rimane a mattina, ma mio padre che mana le cose, di un gabinetto, si avette a mettere a conciare. Un gabinetto che la notte. E quello fu l'ultimo film del peso, e poi è morta a casa mia, a Bernardo Capavino, con documenti fotografici, e lei è morta, Peppino, la donna di Peppino, insomma, la telefonava, Pietro Carloni moriva a Pigliaia, all'albergo Giolli, e le portava i fiori, tanti altri attori, e lei è morta dicendo, Edoardo non mi ha mai telefonato, e non è mai venuto a me. Peppino mandò la lettera. L'unico attore di tutti gli attori che lei aveva lavorato, e i viventi, lei è morta con il desiderio di sentire la voce di Edoardo almeno per telefono. Dice, Cunce, come stai dopo una vita vissuta così? Documenti che, qua erano giovanissime, stanno tutti e quattro morti. Sono stati Edoardo, di Tina Peppino e di Napica. Perché iniziarono giovanissimo a fare il teatro umoristico. Tina Pica si spegnerà a Napoli il 16 luglio del 1968 all'età di 84 anni. Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare.